Che succederà adesso? Tu devi decidere se vuoi vivere e lottare o morire e sognare per sempre. Vado ad aspettarti. Ben! Dottore, che gli sta succedendo? Mi scusi, si tolga, per favore. Perché fa così? Rispondermi, mi dite che succede. Sembra che si stia stabilizzando. Signor Petersen. Che cosa è successo? Ben si è risvegliato. Signor Petersen, può sentirmi? Signor Petersen, se riesce a sentire le mie parole, la prego di sbattere le palpebre. A quanto pare vuole restare con noi. Sono felice che all'ultimo momento abbia cambiato idea. Quindi hai intenzione di ricattarmi? Non lo definirei proprio un ricatto. Lei testimonierà a favore di mia figlia solo se io lascerò Falkenthal, questo come lo definisce? Un'offerta equa, per esempio. Io non ho falsificato firme né mi sono macchiata di omissione di soccorso alla guida di un veicolo rubato. Sa bene che non è andata così. Sta solo manipolando l'accaduto a suo vantaggio, è questa la verità. A mio vantaggio? Ma che dice? Non capisco di cosa stia parlando. No, la smetta, Annabel. Sappiamo entrambe che lei vuole impedire un ricongiungimento fra me e Rickard. Lei lo chiama ricongiungimento? Un'espressione un po' fredda per i miei gusti. Non starà mentendo a se stessa, cara Elena? Quello che io provo per Rickard non la riguarda e non la riguarderà mai. E adesso la prego di scusarmi. Va a fare i bagagli, vero? Può anche scordarselo. Non mi faccio ricattare da lei, Annabel. Fossi in lei ci penserei con calma. A sua figlia non convengono gesti impulsivi. Ascolti, Victoria uscirà da questa ridicola farsa anche senza il suo intervento. Facciamo come vuole lei. Lasciamo fare al caso. Sì, lasciamo fare al caso, certo. E se andrà male, lei e Rickard starete a guardare impotenti la povera Victoria che trascorre anni della sua gioventù dietro le sbarre. Salute. Thank you.
Victoria, ma che stai facendo? Ehi! Come sta Ben? Si è appena risvegliato. Una buona notizia. Elsa mi ha chiamato proprio ora. Elsa, come sta? Ha solo qualche graffio alla testa. Allora è stata davvero fortunata. Aveva accanto un uomo che è riuscito a tirarla fuori dall'auto in fiamme. E che è quasi morto per questo. È totalmente sconvolta. Se vuoi tornare in ospedale da lei, io adesso sono qui con te. Che cosa voleva la polizia? Mi accusano di aver presentato quel documento falso e anche di connivenza in quella storia dell'omissione di soccorso. Ma basterebbe interrogare Lizzie e i ragazzi per chiarire tutta la situazione. Ci sono deposizioni contrastanti, la polizia non crede a quei ragazzi. La storia dell'omissione di soccorso si chiarirà, però... Però? Finisci quello che stavi per dire. C'è la firma falsificata di Annabelle, con quella non te la caverai facilmente. Allora non c'è scampo. Lei non testimonierà mai a mio favore e mi distruggerà. Ora finalmente ha gli strumenti per farlo. Non è affatto deciso. Dopotutto sei sposata con il miglior avvocato del mondo. Beh, certo. Hai ragione. Non ti preoccupare. Ce la faremo. Hagen. Grazie, Katarina. Può andare. Auguriamoci che Ben stia meglio. Tante cose tutte insieme. Che momento terribile. Sì. Prima Max, ora questo incidente. È anche possibile che Victoria debba tornare in prigione. Questo non devi nemmeno pensarlo. Troveremo una soluzione. Hagen è un ottimo avvocato e vedrai che... Sì, certo, questo è vero. Ma in sostanza è Annabelle la nostra unica possibilità. Oggi sono andato a parlare con lei. E che cosa ti ha detto? Si è presa un giorno per riflettere. Spero che faccia la cosa giusta e discolpi Victoria. Comunque vada, noi saremo accanto a lei. Anche Lizzie, cosa le è preso? Cerca di capirla. Era sconvolta per via di Max. Non l'ha fatto intenzionalmente. E io non mi sono mai accorto di quanto lei soffrisse per questa situazione. Non devi fartene una colpa. Sono così felice che sei qui. Dove abbiamo sbagliato io e te? In fondo, stavamo così bene insieme. Da un certo punto in poi le nostre priorità sono cambiate. E ci siamo allontanati. Sì. E alla fine c'erano solo i figli. Se potessi tornare indietro cambierei molte cose del passato. Già. È facile col senno di poi. Forse possiamo trarre qualche vantaggio dalla situazione. Elena, perché non ricominciamo tutto dall'inizio? Elena. Non lo so, Richard. Io non so che cosa dire. Ciao, Ben. Ciao. I medici hanno detto che il peggio è passato. Questa sì che è una bella notizia. Certo, non vi si può lasciare un secondo da soli. L'ultima volta che sono venuta a trovarti eri in un letto d'ospedale anche tu. Beh, volevo soltanto fare una nuova esperienza. Non sei affatto divertente, Hagen. Mi dispiace. Grazie, Ben. Per cosa? Per avere salvato la vita alla mia sorellina. Tu al mio posto che cosa avresti fatto? Davvero un bel disegno. A Ben piacerà molto. Lo pensi davvero? Ma certo. Sono tanto felice che Ben stia meglio. Lo siamo tutti. Ben e Elsa hanno un angelo custode. Davvero? Andiamo a trovare Ben domani.
Non posso risponderti adesso. Devo prima parlare con i medici. Mamma, ti prego, vorrei consegnare il mio disegno di persona. Oggi torno in ospedale e provo a chiedere se è possibile, va bene? Va bene, grazie mamma. Zio Tobias, posso andare dai coniglietti? Ma certo, tesoro. Nonno, vieni anche tu? Sì, sì, naturalmente. Tieni. Sai, credo che i tuoi amichetti siano piuttosto affamati. Grazie. Arrivederci. Non so come riesca a reggere tutto. Prima il padre finisce in una casa di cura. Poi l'incidente di Ben. Io penso che Paola sia più forte di quanto credi. Sì. Sì, è possibile. E tu? Come ti senti? La verità, Tobias. Non lo so. Sono successe troppe cose insieme. Ma tu sai che su di noi puoi sempre contare. Sì, ne sono certa. Grazie. Allora? Per oggi siete già a spasso? Come sarebbe già? Da oggi non abbiamo fatto un granché. Però è stata una giornata pesante. È vero. Senti, tu ne hai ancora per molto? No, perché? Oh, così. Capito. Sai se Mike è già andata via? Sì, credo sia andata via da più di mezz'ora. Non me ne sono accorta. Forse ero su in sala conferenze. Beh, comunque sia, ragazzi, vado a mangiare. Ciao. Ciao. Potremmo anche prenderci una birra al Cozy One. Perché non lasci perdere? Sono stanco morto. Compriamo qualcosa e andiamo tutti a casa di Mike. Come da Mike? Non so come la pensiate, ma sta passando un momento difficile. Sì, hai ragione, è una buona idea. Qual è la buona idea? Mi senti? Ok, andiamo. Sì, ma dove? Dove andiamo? Al Cozy One o da Mike? Ragazzi, su cosa ha ragione Lissy? Vi degnate di rispondermi, per favore? Cos'è? Sono diventato invisibile, eh? Hai la chiave, no? Sì, ma pensavo che tu e Hagen... Hagen è all'ospedale con Elsa. Capisco. Non hai già bevuto abbastanza? Tanto in prigione non servono alcolici, così cerco di fare un po' di scorta. Non ti sembra di esagerare? Non è assolutamente detto che tu debba... Cosa? Che io debba tornare in prigione? Ah, oh, ti prego, Annabel ha finalmente trionfato ed è sicuro. Mi distruggerà ora che ha gli strumenti per farlo. Ci sono dei sistemi per poterla fronteggiare, ne sono sicura. Senti, mamma, non prendertela, però il tuo imperturbabile ottimismo stavolta è del tutto immotivato. Victoria, non è detta l'ultima parola. Hagen è un avvocato bravissimo. Ho violato i termini della libertà condizionale. Nessun avvocato può impedire che risponda di questo, nemmeno Hagen. Brindo alla mia cara matrigna. Grazie. Mi sta scoppiando la testa. Sì, è per colpa mia. Ma cosa dici? Non è colpa di nessuno. Invece sì. Se non avessimo avuto quella lite in macchina. Ti ho rovesciato addosso tutte quelle sciocchezze, tutti i miei assurdi sospetti, Ben. E invece tu eri in buona fede. Perdonami, ti prego, non so cosa mi sia successo, ero così confusa. Pensavo solo... Il fatto è che non mi sentivo preparata per questa partenza improvvisa, per questi 3 mesi. E poi tutto il nostro lavoro. Elsa, siamo stati molto fortunati. Non pensare ad altro. La mia fortuna è che ci fossi tu a tirarmi fuori dalla macchina. Sentirmi bloccata lì dentro è stata una cosa terribile. Non faccio che ripetermi, se non ci fossi stato tu.
E io non ho avuto fiducia in te. Non sai quanto mi dispiace, Ben. Tu lo hai fatto soltanto per noi. Ben, d'ora in poi non dubiterò mai più di te. Non sarò mai più gelosa di te. Non ti farò mai più domande stupide. Mai più, promesso. Per l'amor del cielo, ma come ho potuto? Io ti amo tanto. Ti amo tanto. Sì. Avete avuto una bella idea, vi ringrazio. È stato tutto merito di Eric. Quando sono rientrata mi sono sentita così triste qui, senza nessuno. Adesso ci siamo noi. Giusto, e Ben si trova in ottime mani. Sì, è stata una giornata molto brutta. Certo, hai ragione. Ormai ero abituata a pensare che tutto fosse scontato. Cosa intendi dire? Scontato che alcune persone ti resteranno accanto per sempre, come una madre o dei fratelli. Non ho mai pensato a come sarebbe se Ben all'improvviso non ci fosse più. Quando oggi l'ho visto in ospedale, allora mi sono detta, se dovesse succedergli il peggio, io non so se ce la farei. Per fortuna è andata bene. Un brindisi a Ben. E al nostro angelo custode. E alla nostra amicizia. Mi fa piacere che i ragazzi stasera siano andati da Mike. Sì, fa bene all'anima avere degli amici intorno. Paola sta dormendo? Vuoi scherzare? Credi che il suo Carletto soffra di anoressia? Figuriamoci. Le è capitato di vedere un programma sulle modelle troppo magre e così? Sì, certo, ma un coniglio con problemi alimentari è tutta un'altra storia. Ciononostante, io sono contenta che siano questi i suoi pensieri. Sì, hai ragione. Ieri per tutta la giornata non ho fatto che parlare del padre e non ha mangiato niente. Bambina mia. La piccola ha compreso che per suo padre al momento la casa di cura è il posto migliore. Già, ma quante deve sopportarne però. È una bambina molto coraggiosa, proprio come la madre. Dite un po', che cosa ne pensate del goccetto della buonanotte? Non per me, sono stanca morta. Oh. Dormite bene. Buonanotte, Eva. E noi che cosa vogliamo fare? È da tanto ormai che non beviamo un po' di vino in tranquillità. Tobias, non ti dispiacere, però con quello che è successo mi sento davvero stremata. Mi si chiudono gli occhi. D'accordo. Buonanotte. Era il mio polso. Scusami tanto. Riuscite a sistemarvi? Sì. Sul divano si starebbe meglio. Vuoi fare a cambio? No, va bene così. Sono così felice che siate qui. Aspetta a dirlo. Eric domattina ti svuoterà il frigo e cambierai opinione. Lissi, va tutto bene? Certo. Sei già stata alla polizia? Devo andarci domani. Sai che per qualsiasi cosa... Grazie, Eric, ma voglio risolvere la questione da sola. Come ha reagito tuo padre quando l'è venuto a sapere? È stato grande. Davvero? Credevo che non mi avrebbe mai perdonato, proprio perché avevo coinvolto Victoria. Ci saranno problemi per lei? Non ne ho idea, ma se dovesse tornare in prigione a causa mia... Vedrai che non si arriverà a tanto. Senti, se dovessero ripudiarti, da Tobias c'è posto per tutti. Anche qui. Sapete una cosa? Cosa? Ah, niente. Di pure che siamo i migliori amici che hai mai avuto. Mettiamolo in questo modo, vado d'accordo con voi. E allora, buonanotte. Sì, una notte. Notte, Eric. Notte, Lissi. Notte, Mike. Silenzio, voglio dormire. Va bene, capo.
Posso chiederti che intenzioni hai? Piuttosto che tornare in una maledetta prigione, preferisco scappare. Vuoi lasciare il paese illegalmente? Sì. Hai ancora la casa Sydney? O l'hai già venduta? Victoria, calmati, per favore. Parlo sul serio. Anch'io. Sai benissimo che scappare non risolve il problema. Io non ci torno in prigione, non ce la faccio un'altra volta, capisci? Non ci posso tornare. Accomodati. Siediti lì sul divano. Ti verso da bere. Nina, non so come ringraziarti, non ce la facevo a stare sola. Elsa, nelle tue condizioni è più che comprensibile. Tobias non ha alcun problema a lasciarti la stanza degli ospiti. E io dormirò sul divano. È comodo. Va bene. Mi meraviglia un po' che ti abbiano dimesso dall'ospedale dopo solo così poco tempo. Devo ripresentarmi domani per una visita di controllo, ma io non ho niente, sto bene. Al contrario di Ben. Oh. Lui sta già molto meglio. Al suo posto ora ci dovrei essere io. Stai dicendo delle sciocchezze, sei solo sconvolta. Se Ben non mi avesse salvato, tirandomi fuori dall'auto, non sarei qui. È stato Ben a tirarti fuori? Quando quella dannata macchina è esplosa, lui si è gettato su di me e mi ha protetto. L'esplosione lo ha colpito in pieno. Addosso a me non è arrivato niente. Se Ben non mi avesse salvato, io non sarei qui. Oddio. Elsa, vieni qui. Ben ti ama veramente tanto. Mm,
Buongiorno. Lo sarà davvero? Oh, per me sì. Prende qualcosa per colazione? No, preferisco di no. Temo che mi andrebbe di traverso. In tal caso meglio non rischiare. Non è molto loquace, mi sembra. Allora, tagliamo corto. La ascolto. Andrò via. Ma solo se Victoria verrà immediatamente scagionata. Per iscritto e in modo irreversibile. Manterrò la promessa. Bene, il colloquio è finito. Spero di non rivederla presto. Non si può mai dire. Noi abbiamo un accordo. Chi altro dovrebbe venire a cercare qui oltre a una figlia pregiudicata? E Rickard farà volentieri a meno del suo arrivederci. Questo sarà lui a deciderlo. Comunque lui ne rimarrà ferito. Lei se ne va così all'improvviso, proprio ora che tra voi due stava per sbocciare di nuovo un tenero legame. Prima o poi lei pagherà per tutto il male che ha fatto, Annabelle. E sarà un conto molto salato. Sono certa di potermelo permettere. Grazie. Buongiorno, Nina. Che succede? Non hai dormito? Non avevo sonno. Ti va un caffè con me? Sì, certo. Spero che non vi dispiaccia se Elsa ha dormito qui stanotte. Non voleva stare a casa da sola. Ma come potrebbe dispiacerci? Piuttosto, come sta oggi? Dorme ancora. Vorremmo andare in ospedale insieme a Paola. Elsa si sente in colpa. Davvero? Grazie. E perché? Perché Ben è rimasto ferito. Ho capito, ma non è colpa sua. Lei pensa di sì. Ben le ha salvato la vita. Sì, va bene, ma io ancora non capisco. Voglio dire, senza l'aiuto di Ben non sarebbe uscita dall'auto in tempo. Poi l'esplosione. Elsa è convinta che in ospedale dovrebbe esserci lei. Ma questo non ha alcun senso. Certo, lo so che non ha alcun senso. Gliel'ho detto anch'io. È un brutto momento per te. Ben è vivo. È fuori pericolo. Questo è l'importante. Nina, io lo so quanto ne sei innamorata. Birgit, Ben ama Elsa. E Elsa ama Ben. Questo terribile incidente non ha fatto che unirli di più ed è giusto che sia così. Io sono felice per loro, davvero. Hagen Ritter. Buongiorno. Sì. Cosa ha fatto? Sì, certo, glielo riferisco io. Grazie, arrivederci. Hagen, chi era? La polizia. Domani devi tornare al commissariato per alcune formalità. Formalità? Ma che cosa ti hanno detto? Annabelle ha ritirato la denuncia contro di te. Che cosa ha fatto? E se la deposizione di Lissi è a tuo favore, il processo verrà sicuramente archiviato. Oh, no, non posso crederci. I ragazzi sono ancora in bagno? Sembra proprio di sì. A quanto pare fanno tutto insieme, anche andare al gabinetto. Beh, prima non era così. Comunque il vincitore sarà uno soltanto. Non l'avranno dimenticata quella stupida scommessa.
Non credo, il corteggiamento asfissiante continua ancora. Ah, smettila, ieri sera sono stati carini. Io direi molto carini, per essere dei ragazzi. Forse dovremmo rinunciare alla nostra super vendetta. Ma come? Non vuoi più mettere in internet il video che abbiamo girato con i nostri due re delle scommesse? Dopo tutto quello che ho fatto. In fondo posso ritenermi soddisfatta. Soddisfatta che due scommettano una cassa di birra su chi riuscirà a darti un bacio per primo? Perlomeno non pensano che sono brutta, altrimenti non lo vorrebbero il mio bacio. E questo è un complimento, no? Ma si può vederla anche così. E chi può essere? Così, di mattina presto. Pronto? Victoria, cosa c'è? Perché mi chiami? No. Non ci posso credere. Che notizia fantastica, mi hai tolto un peso dal cuore. Ah, tanto ci sarei andata lo stesso. Va bene. Ciao. Cos'è successo? Vorrei tanto saperlo anch'io. Quale sarebbe oggi in assoluto la notizia più bella per me? La colazione è pronta. Il catering è andato in fiamme. È una notizia che riguarda il giro con la macchina di Annabelle, per caso? Una cosa incredibile. Annabelle ha ritirato la denuncia contro mia sorella. No. Sì. Non sai quanto mi dispiaccia. Il lavoro viene prima di tutto, no? Questa conferenza è davvero importante, Rickard. Abbiamo lavorato un anno intero. Non hai bisogno di giustificarti, Elena. Avrai i tuoi motivi. Credimi, la mia partenza non è una fuga. Non prendiamoci in giro. La nostra storia non è nata sotto una buona stella. Questo non è vero. Ci sono stati momenti molto belli. Sì. Ma se vogliamo essere onesti, sono stati molto più significativi quelli brutti. Che ingenuità da parte mia a credere in una seconda possibilità. Rick. Elena, lascia stare, ti prego. Le tue priorità sono sempre state chiare. Saper decidere è importante. E tu hai deciso che al primo posto c'è il lavoro. I fiori te li mandano Lissi e i ragazzi. Grazie. Con tanti auguri e tanto affetto. E in azienda chiedono tutti di te. Tutti? Sì, certo, quasi tutti. Ho capito. Sono così felice di poterti parlare ancora. Ho avuto tanta paura. Sorellina, è tutto a posto. Ho pregato tanto. È stato utile. E non solo io. Anche Nina e Elsa. Nina è stata qui? Sì, tutto il tempo. C'è stata davvero? Come davvero? Ah, niente. Ben, io sono tua sorella. Che succede? Ho vissuto una strana esperienza. Quando eri... Era come se fossi altrove. Altrove? Non del tutto qui. E nemmeno... E com'era lì? Era meraviglioso. C'era molta pace. Mi sentivo totalmente libero. Più che altro era una sensazione. Come un sogno che non possiamo toglierci dalla testa, che però non riusciamo a ricordare. Più o meno, sì. Che cosa ti ha riportato indietro? Ho capito che la mia vita qui non era ancora terminata e che dovevo tornare. Perché eravamo tutti qui.
e non volevamo lasciarti andare. Sì, sì. Accompagno Paola in collegio e rimango lì per un po'. Mi sembra un'ottima idea. Le farà bene averti lì. Sì. Ha dovuto sopportare molto negli ultimi giorni. Sei molto provata anche tu. E non credere che non si veda. Promettimi che ti prenderai cura di te stessa, d'accordo? Sì, te lo prometto. Sai che qui sei sempre la benvenuta. È stata la tua casa e lo sarà sempre. Anche senza Max. Sì, grazie, Riccardo. Io... non... Ciao! Victoria. Oh, scusate, non volevo disturbare. Nessun disturbo. Stavo per andare via. Arrivederci. Se hai bisogno di qualcosa, chiamaci. Promesso. Ciao, ciao, a presto. Arrivederci. Che ti succede? Sei raggiante. Hai qualche buona notizia da darmi? Sì, direi di sì. Avespine. Annabelle ha ritirato la denuncia contro di me. Non è vero? Sì. Ma è meraviglioso. Ah, quanto sono sollevato. Ah, anch'io. Tu sai dove posso trovare Elena? È uscita presto stamattina e non riesco più a contattarla al cellulare. Cos'è successo? Qualche problema? No, no, nessuno. Sì. Elena se ne va da Falkenthal, è venuta a congedarsi. Che cosa? Quante cose importanti. Hai preso tutto? Sì. Un momento, le foto. Ecco. Le ho fatte sviluppare appositamente ieri pomeriggio. Sono per te. Grazie. Così non ci dimenticherai. Come se fosse possibile. Mamma! Come stai, tesoro? Le foto di Carletto e Bruno, guarda. Quelle sono le più importanti. Zio Tobias, d'ora in poi dovrai dare a Carletto una porzione doppia tutti i giorni. Lo farò, te lo prometto. Hai visto quanto è magro? Oh, veramente, a momenti si contano le costole. Ve l'ho detto. Ti fa ancora male? No. E quando ci sei tu, ancora meno. Andiamo da Ben ora, non è vero? Sì, andiamo subito. Ci accompagnate fuori? Naturalmente. Sì, sì. Io stavo andando in azienda. Posso accompagnarvi in ospedale, se volete. Oh, sì, molto gentile. Magnifico. Abbiamo tutto? Sì. Io continuo a non capire. Era ovvio che Elena avrebbe ripreso il suo lavoro in Canada, prima o poi. Ma perché così all'improvviso e senza avvertire? C'è stato qualche problema tra voi due? Victoria, perdonami, ma non... Scusa un attimo. Sì. Hagen. No, non l'ho dimenticato. Sì, sto arrivando. Abbiamo un appuntamento alla centrale di polizia e Hagen mi sta aspettando. Sì, naturalmente. Sei sicuro che sia tutto a posto? È tutto a posto, principessa, lo giuro. Allora ti richiamo io, va bene? Va bene. Annabel. Ciao, Victoria. Qualunque cosa ti abbia spinta ad agire in mio favore, io vorrei tu che... Tu vorresti ringraziarmi, sì, lo capisco. È logico che mi sia comportata in questo modo. Che cosa pensavi? La famiglia è già molto provata in questo momento. Bene, allora buona giornata. Sono felice che tu abbia accolto la mia richiesta e ritirato quella denuncia. Hai già sofferto molto, Rickard. Nonostante tutto quello che è successo, io non avevo intenzione di ferirti. Tu sai quanto sei importante per me e lo sarai sempre. Thank you.
so. E questo è un sogno. È un sogno meraviglioso. Ciao, Ben. Questo l'ho fatto per te. Ciao. Come stai oggi? Scusi, signora Van Weyden, vuole licenziare Petersen. Il fatto che Ben Petersen volesse prendersi 3 mesi di ferie senza il mio permesso è un ottimo motivo di licenziamento immediato. Signora Van Weyden, la prego, non può fargli questo. Oh, mi lasci in pace o sarò costretta a licenziarvi entrambi. Paul e io ce ne andiamo. Cosa? Accompagno Paola in collegio e poi si vedrà.